Spagnoli e il batterista Stefano Barberini. Dunque, Quarantena suonano tutti i pezzi di loro composizione. E volevo chiedere al cantante, dov'è? Volevo chiedere, fare qualche domanda. Innanzitutto, perché il nome Quarantena? C'è una differenza di altezza notevole, perché siccome i microfoni sono stati misurati secondo le altezze mie, di Dolly e di Andrea, e chiaramente sono molto bassi, lui è fuori misure, lui che è alto, giusto? Allora, il nome è Quarantena, noi assumiamo questo nome per rifarsi un attimo due libri, che sono 1984 di George Orwell e Nuovo Mondo Coraggioso di Aldous Huxley. E già noi non ci avevamo capito niente, poveri ignoranti, va bene? Vabbè, in questi due libri si parla di un potere assoluto che guida la società e guida tutti gli uomini, e questo è quello in cui noi crediamo e andiamo contro. E per questo motivo chi va contro e chi è infettivo di solito per la società viene messo in quarantena, e poi questo si chiama in quarantena. In realtà il nome inventato non vuol dire niente, però una motivazione dovevo darla, allora l'ho data. Allora volevo sapere da quanto tempo suonate insieme? L'attuale formazione c'è da un annetto, se no in generale suoniamo insieme da 4-5 anni. Suoniamo heavy metal italiano, hard rock melodico italiano, non saprei come definirlo. Funky pop liscio rec. Vabbè, allora lasciamo spazio in quarantena. Lasciamo spazio quarantena. Sì o no? Sì. Fate un'ovazione, fate venire giù l'albergo Piazza, che magari il proprietario non è contento, ma insomma, buonasera, ci vediamo dopo. Mi dispiace rimanere io qui a parlare al microfono invece della signorina, però purtroppo... infatti.
si intitolava La ballata del diavolo, e adesso andiamo avanti con un'altra canzone che si intitola Ricordi. Con un altro pezzo sempre nostro che si intitola Io sono con te. Questo è già un pochino più sparato, speriamo che vi piaccia anche questo. Batterista, problemi tecnici, un secondo, scusate. Questo vuol dire che siamo dal vivo. Thank you.
La prossima canzone non ha un titolo in particolare, in quanto chiunque senta e abbia provato le stesse cose molto probabilmente ha un nome di una persona da dare come titolo a questo pezzo. Tanto per dire, la canzone, beh, fa così. Ascoltare in silenzio mentre tu chissà con chi sei. Que yo cago senza te.